quest'anno l'abbiamo impostata un po' così, anche perché tutto sommato stavo accennando che succede? Vedo. Vedi? Vedo. Ma poi ti puoi girare. Mi posso girare. È una specie di foto intervista, però qualcosina la vorrei dire, perché ovviamente questa è l'ottobrata delle Acli, che serve un po' a fare il bilancio degli sforzi delle Acli. Leggo. Allora, quest'anno 13 appuntamenti più 2 partecipazioni fuori programma, e allora la tavolata senza muri a San Pietro e la presentazione del rapporto Roma 2030 alla Camera di Commercio. Queste sono le partecipazioni fuori programma. Beh, oh, ragazzi, ma sono sempre belle. 3.000 persone in totale coinvolte nelle vostre attività e 40 organizzazioni in rete. È un grande lavoro che avete fatto, ovviamente, ma un lavoro che forse possiamo raccontare meglio, diciamo così, attraverso delle foto. Allora, vediamo la prima foto, voglio sapere che emozioni ti suscita. Beh, vabbè, questa pure a me, questa è però una foto... magari per le Acli è una cosa diversa. Sì, questa è una foto che mi suscita emozioni, direi, contrastanti. Perché quando vedo il Colosseo provo stupore, ammirazione, perché penso quella che è stata Roma. Roma è stata grande. E poi però mi suscita anche tanto dispiacere. Spesso la sera quando torno a casa vedo il Colosseo, penso come Roma. Un po' le buche, un po' il traffico in tilt quando piove, la spazzatura. Cioè una Roma un po' lontana dal suo splendore. Però questo... Benedetta, dà proprio senso al nostro impegno, cioè noi dobbiamo fare qualcosa per risollevare Roma. E allora non a caso la nostra ottobrata è partita proprio dal Colosseo ed è partita con una passeggiata fotografica tra la storia e la solidarietà, perché ci piacciono questi connubi un po' particolari, la visita al Colosseo appunto e la visita a due luoghi simbolo invece dell'accoglienza e della solidarietà. Il nostro sportello antiviolenza, questi tempi ce n'è tanto bisogno, è anti-stalking, fiore di loto, e poi uno dei simboli della città, dell'accoglienza, la mensa Caritas di Colle Oppio. Cosa hanno fatto queste persone? Hanno fatto una passeggiata fotografica, perché grazie all'associazione Graffiti, che è affiliata alle Acli di Roma, hanno imparato a fare qualche foto. Bene, ma non solo questo. Loro hanno anche imparato... Soprattutto l'obiettivo indiretto era quello di costruire legami vivi, perché poi un po' il filo rosso che accompagna tutta l'ottobrata, perché noi pensiamo che se si costruiscono dei legami vivi nella comunità, questo è il primo passo per costruire coesione sociale. Infatti nell'ottobrata abbiamo dedicato un altro appuntamento alla bellezza dell'immigrazione a Santa Maria in Campitelli, proprio per raccontare che l'immigrazione è una risorsa e non è un problema. Quindi se partiamo da qui, forse possiamo riportare Roma all'altezza della sua storia e soprattutto all'altezza delle altre capitali europee, perché siamo un pochino fanalino di coda. A Uno Mattina raccontiamo spesso, però forse non con questa convinzione, la realtà dei fatti, che implica anche un impegno che voi non è che avete assunto da adesso, è una storia lunga quella delle Acli. Fa piacere pensare che poi dei liberi cittadini uniti da degli ideali facciano realmente delle cose che poi qui stiamo a raccontare, non è un'autocelebrazione, ma probabilmente è anche un modo di far sapere e ricordare a se stessi che essere utili alla società implica, è vero, uno sforzo di rete e di relazioni, come dici tu, però è anche possibile, non è una cosa lontanissima. Bisogna sempre coniugare visione e concretezza, perché altrimenti le attività che si fanno restano fine a se stesse, invece bisogna collocarle in un orizzonte valoriale.